Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo il secondo look con la mia bellissima palette Forever Flowers Constellation di Revolution. Di aver realizzato per voi solo un look con questa palette, ma corro subito ai ripari e ci andremo a truccare. Quindi oggi faremo un look un po' più smoky, almeno ci proverò con tutto ciò che possiedo, farlo un po' più smoky, ma aggiungerci anche un tocco di fucsia. Per chi non conoscesse la palette è questa qui. Come potete vedere ci sono molti colori che ricordano le costellazioni, molti colori shimmer. I miei preferiti sono questo qui. Poi abbiamo un blu che diciamo che non è proprio come si vede qui, perché quando si applica nell'occhio diventa più un viola, quindi è un po' un colore molto particolare, cioè sembra blu ma in realtà vi posso assicurare che non abbiamo questa resa nell'occhio, è molto particolare. Ho fatto un video comunque su questo discorso, lo troverete in giro, comunque ve lo metto qui su. E poi, come potete vedere, abbiamo un altro tipo di blu, sempre però con un riflesso sul viola, dei viola matte e dei viola shimmer, e poi abbiamo dei marroncini e dei grigi e anche questo giallo che non ho mai utilizzato. Sinceramente non trovo un'ispirazione per utilizzare questo giallo, ma magari mi vedrò in giro qualche video e troverò l'ispirazione. E poi abbiamo questo colore che serve per una base, ecco, il nostro look. E poi quest'altro marroncino, però più, diciamo, tendente al rosso. Quindi si possono creare tantissimi make-up effettivamente con questa palette. E noi oggi utilizzeremo solo tre colori. Sì, mi voglio fermare a tre colori perché ho la tendenza, dato che mi piacciono, diciamo, tanti colori, di metterli tutti insieme e fare un pasticcio. E sì, io sono molto autocritica, quindi cioè quando mi guardo che cosa ho fatto, non mi piace. E quindi ho deciso di impormi di utilizzare solo tre colori. Utilizzerò questo bellissimo fucsia, poi utilizzerò questi due grigi, ovvero questo e questo. E poi ho intenzione di utilizzare una matita e applicare questi grigi sopra la matita per dare, come vi dicevo prima, un effetto più smoky eye al look di oggi. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche e ovviamente vedere video del genere, continuare magari a vedere video del genere. Io vi lascio con un sottofondo musicale bellissimo per anche farvi rilassare un pochino, perché la mia intenzione è anche questa oggi, e vi lascio al video tutorial. Thank you.
overdue, but I